Salve a tutti amici videoludici e ben ritrovati per questo terzo episodio di Dark Souls 3, i frammenti del non morto. E sì ragazzi, è di nuovo con Dwynwer, questo è il nome di questo personaggio femminile che ho fatto ragazzi, perché ho preso la decisione di lasciar perdere la Rhythm. Dai, diciamo che avevo iniziato male con quel personaggio, invece con lei sono andato subito bene, quindi ho pensato, continuiamo con lei. Allora ragazzi, dove eravamo rimasti l'ultima volta? Siamo entrati nell'altare del vincolo, come potete vedere. Anche la puntata di oggi ragazzi sarà piuttosto corta, si limiterà soltanto ragazzi alla descrizione che vedrete dei singoli NPC e ve lo dico fin da adesso ragazzi, non cliccate su quello che comparirà, insomma sui vari, insomma... L'HUD ragazzi che abbiamo scelto, che a quanto pare tra l'altro ha avuto fortuna, cioè vuol dire è piaciuto molto di più del primo episodio, quindi continueremo a utilizzare quel sistema lì nuovo ragazzi del clicca e verrete mandati su un video speciale che vi quindi guiderà con i singoli link a tutti i vari oggetti NPC che troveremo durante il corso dell'avventura, come vi avevo già spiegato, e quindi vi verrà descritto proprio tutto quello che c'è all'interno del gioco per quello che riusciremo a trovare. Come stavo dicendo ragazzi, la puntata di oggi però riguarderà soltanto le descrizioni dei vari NPC che troveremo all'interno dell'altare e naturalmente dei vari magari equipaggiamenti che compreremo poi dall'ancella qui soltanto in seguito sostanzialmente, niente di più niente di meno ragazzi, ancora è un episodio diciamo preparatorio per il gioco vero e proprio che inizierà dal quarto episodio soltanto. Però volevo dirvi questo ragazzi, siccome gli NPC, la descrizione che vedrete sarà sostanzialmente in dettaglio tutto ciò che riguarda loro, cioè come portare avanti le loro quest sostanzialmente, la descrizione dei vari NPC, se non volete spoilerarvi questo ragazzi, se volete insomma scoprire da soli se... vale la pena o meno, diciamo, di spoilarvelo da soli, cioè nel senso, ok, rifacciamo il discorso ragazzi, cliccherete su quello che verrà l'NPC a vostro rischio e pericolo, se volete sapere già le loro sottotrame, leggetevelo, altrimenti non cliccateci sopra e basta. Quindi, iniziamo con il primo più importante, la guardiana del fuoco. Eccola qui, è comparso il vostro HUD, ragazzi, leggetevi la sua descrizione completa, vi spoilerà parecchio di ciò che avverrà anche più avanti nel gioco, se volete, altrimenti lasciate perdere. Welcome to the bonfire, unkindled one. I am a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end I am at thy side. Ok, sostanzialmente ragazzi, grazie a lei aumentiamo di livello, possiamo ancora parlare, ma mi ricordo che sostanzialmente per quasi tutto il corso dell'avventura, perché ragazzi io l'ho già completato con un altro personaggio e vi posso dire questo, il gioco è fenomenale, cioè Dark Souls 2 a confronto è nocio feca, non c'è niente da dire, anche per le sottotrame ragazzi, specialmente per le sottoquest di ciascun NPC, cioè Dark Souls 2 faceva veramente schifo. Mentre questo, ricollegandosi più alla trama del primo Dark Souls, è veramente fantastico. Però lei, devo ammettere che come personaggio, se non per i vari finali di Dark Souls, non ha gran credo da dire. È piuttosto, come posso dire, rigida proprio. Scusate ragazzi, ma in questi giorni ho una tosse pazzesca e ho ancora un po' di mal di gola, quindi mi potreste sentire tossire un po' spesso. Nel qual caso magari toglierò quelle parti di tossito, ma... di tossito, non parlo neanche l'italiano corrente. Lasciamo perdere, ragazzi. Insomma, potreste sentirmi tossire parecchio. Allora, vediamo un po', parliamo ancora, se ha qualcosa da dire. Ashen One, to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how. Ok, lei mi mostrerà come fare. Ha ancora qualcos'altro da dire? Ashen One. No, no, ok, vabbè, questo l'hai già detto, bla 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 bla. Ok, l'avanzamento di livello per il momento lasciamo perdere. Sì, sì, addio, addio. Possono le fiamme guidarti, va bene. Prima di me... Qui, ragazzi, ok, inserisce la lama spirale, cioè quella che abbiamo raccolto dal boss. Questo sarebbe il falò, quello che verrà potenziato all'interno del gioco e quello che ci permetterà di accedere a tutte le aree. Ma lo faremo proprio alla fine di questa puntata. E lui è il classico Crestfallen Warrior, sostanzialmente è quel classico guerriero che si è arreso a tutto. Però anche lui ha una sottotrama piuttosto interessante, di certo molto più di quanto non lo fosse quella dell'originale. Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone.
We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And it have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we are talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Ed ecco qui il nostro primo emoticon, lo chiamo così, per dirci così, con l'ascia. Nient'altro da dire? Tu che sei completamente andato, poveretto, cioè dato pure collassa, quindi vuol dire che sei proprio affranto completamente. What a sick joke. Asking us to seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. We're talking true legends, those who would link the fire. Ok, ah ok, no, ci hai ripetuto la stessa cosa? Sì, vabbè, ci hai ripetuto la stessa cosa, vai. Chi c'è? Qua c'è qualcun altro, se non mi sbaglio. Sì, vabbè, laggiù c'è un personaggio che molti, chi ha amato il primo Dark Souls, saprà di chi parlo. Però prima andiamo da uno dei più importanti. Qui, ragazzi, come potete vedere, ci sono i vari troni. Qui dovremo mettere... scusate. Qui è dove verranno posizionati tutti i vari signori che incontreremo, quelli più importanti. Tipo Aldric, Santo delle Profondità. Qui abbiamo l'unico che è rimasto qui, a quanto pare, che è Ludlet l'esiliato. Non so se l'ho pronunciato bene, ma chi se ne importa. Qui il più importante di tutti, che si legge sempre di qua. Lothric, il re sacro, ultima speranza della sua stirpe. Bella speranza. Qui invece abbiamo alcuni dei più belli, sicuramente, che abbiano mai fatto. Vedete le spade? Guardiani dell'abisso. Questo è un rimando, naturalmente. Accidentaccio, non si vede bene. Ma facciamo così, allora. Vai. Oh, guarda qua. Sempre il primo Dark Soul, ragazzi. Citazioni a mille in questo gioco. Anche se assomigliava più a quella cappa, in realtà è questo, quello a cui si riferisce ad Artoria, sostanzialmente. Le spade sono quasi similari alla sua, sostanzialmente. Qui abbiamo invece l'ultimo dei signori di Tizioni, che sarebbe... Yorgu o qualcosa del genere. Ah sì, Yorme, il gigante della capitale profanata. Un vero e proprio gigante, sostanzialmente. Ok, questi qui li abbiamo fatti. Ora dobbiamo andare a parlare con Lutlet. Il piccoletto. Io lo chiamo il piccoletto, perché in fin di conti penso sia davvero il più piccolo e il più esile di tutti i signori. Potrebbe anche esserlo diventato in seguito, ma chi lo sa. All that unkindled and a seeker of lords. I am Ludlith of Courland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver, no need to be coy. Have a closer look. Si vede come, guarda là, non c'ha più le gambe, poveretto. Poi è rinsecchito. Suppongo che, in tutto sommato, non è che fosse un gigante questo tizio rispetto a molti altri signori che sono sempre tozzi, no? Ma probabilmente lo è diventato in seguito, quando è stato consumato, praticamente. Vediamo un po' che ha da dirci. Knowest thou of our purpose? Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is, I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a colossus. Ok, lui ci ha confermato, era piccolo in vita, ma piccolo potrebbe avere anche un significato più profondo, oltre all'aspetto, che comunque si vede che è proprio tipo un nanerottolo, si vede. Però, come avevo appena detto, sì, dovremmo appunto vincolare tutti quanti i signori a questo luogo e sicuramente riprodurremmo quello che era successo allo scoppio della prima fiamma, per ravvivarla. O almeno questo è quello che potremmo fare, come si sa, in Dark Souls abbiamo sempre la scelta. Cos'altro hai da dire? No, ok, sempre la stessa cosa, bla bla bla. Usciamo. Do not be away over long. E chi fa tardi?
Insomma, ho appena iniziato, altro che fa tardi. Ok, andiamo a parlamentare con gli ultimi due NPC, ragazzi, e poi cominciamo a prepararci per il prossimo episodio. Parliamo prima con... No, facciamo prima lui, vai. Così lei facciamo tutto in un'unica run, diciamo. Prima, eccolo qua. Il più bello di tutti i NPC qui presenti, quasi certamente. Dal primo Dark Soul, ragazzi, il fabbro Andrei. Oh, non vuoi parlare con me? Oh, parla. Well, a newcomer, I see. I am Andrei. I serve at this shrine as a humble smith forging weapons. You're in search of the Lords of Cinder, I trust. A toilsome journey, I'd wager. You'll require good arms. Let me smith your weapons. I am a smith. Such is my purpose. Eh già, questo è il suo lavoro. Oh, ragazzo mio, tu sei l'unico fra gli NPC di Dark Souls 3. Ma beh, forse non proprio l'unico, ma uno dei pochi che parla. Non capisco perché, guarda, avete visto, no? Lui si vede che muove le labbra. Tutti gli altri stanno muti, praticamente. Parlano, sono ventriloqui, praticamente. Tutti gli NPC di Dark Souls, in generale, della serie sono ventriloqui, tranne alcuni pochi eletti che riescono proprio a parlare. Chissà perché. Ok, comunque ragazzi, lui è il fabbro fisso, l'unico tra l'altro all'interno del gioco rispetto al Dark Soul 1 ad esempio, quindi molto già anche più simile a Dark Soul 2, insomma è il fabbro, ragazzi, che, da cui dovremo sempre tornare per fare rinforza arma, che naturalmente adesso non possiamo rinforzare niente, poi infondi arma, perché è questo, grazie a questo sostanzialmente ragazzi immetteremo delle cose che troveremo più avanti nel gioco, sono le varie gemme, insomma per rafforzare, non solo rafforzare ma anche per... aggiungere caratteristiche di potenza d'attacco tipo fuoco, magia, fulmine, oscurità e via così, insomma. Poi, ok, ripara equipaggiamento che ve lo assicuro praticamente non serve. Io non sono mai stato nel momento in cui, diciamo, un'arma si dovesse rompere e dovevo portarla qui per farla riparare. Mai successo. Non so se cambieranno questa cosa nelle prossime patch, che tra l'altro, ragazzi, è arrivata un'ulteriore patch dopo quella riparatoria che ha fatto, mi sembra, portare alla 1.04... Ora dovremmo essere a 1.04 e qualcosa addirittura, che dovrebbe aver rimigliorato qualche altro bug fix minore, ma non ne sono sicuro. Questa invece è una novità. Come potete vedere, ragazzi, grazie a questo sistema noi possiamo assegnare quale fiaschetta è Estus, quella normale e quella cineria dare. In questo momento, per esempio, potremmo avere anche 4 fiaschette, ragazzi, normali, cosa che a noi fa più comodo in questo momento, perché tanto... anche questo l'ho provato e sinceramente parlando, ragazzi, se non sei un mago o se non vuoi utilizzare veramente tanto quelle abilità speciali delle armi, io le fiaschette cineree non le ho mai utilizzate e neanche mi interessa più di tanto, sinceramente. Quindi per il momento mettiamo tutte fiaschette normali, vai. Perfetto. Ok, aumenta le fiaschette e infatti altra novità, ogni volta che troviamo i frammenti di fiaschetta Estus dovremo portarla a lui per aumentare, mi sembra, o il numero o la capienza, insomma, in generale delle fiaschette. Mi sembra la capienza, cioè il numero delle fiaschette da lui si può aumentare, mentre se porterai delle altre cose al falò principale ne aumenti, diciamo, la capacità di guarigione. Vediamo un po' cosa da dirci. Weapons and protection are sturdy enough by and large. But when overused, they'll eventually break. When their durability is low, repair becomes a necessity. Use a powder, or simply rest at a bonfire. But should chance impel them break, bring them me. I'll hammer them back into shape. They take no pleasure in breaking, I assure ye. So handle them with care, if you would. Ok, grazie per la precisazione. There are two ways to smith weapons. Simple reinforcement is one, and infusion the other. Reinforcement is straightforward. It strengthens a weapon without altering its property. Infusion is a more advanced form of smithing that infuses an element. Reinforcement requires titanite, and infusion requires gems. Bring the stones, and I'll do the smithing. It's my purpose, after all. In battle, your weapons are your only friends. Forge them well, and they won't let you down. Ed ecco un nuovo simbolo. Altro da dire? Ma, another matter. Infusing weapons with gems requires a special kind of coal.
My humble coals won't be any use infusing more unusual gems. I know, it's an awful shame, but it's all I have. Oh, please don't give me that look. Believe it or not, I'm quite thin-skinned. Con tutti, quasi tutti gli NPC hanno la ridarella facile, chissà perché. Oh, by the by, if you find any Estus shards, bring them here. They can be used to reinforce either of your Estus flasks. Without those flasks, you'd want for life or focus. And they'll always stay with you. Why not treat them well? Ok, non dovrebbe avere altro da dire. Ok, niente, perfetto. Quella era l'ultima cosa. Tutto quello che vi avevo già spiegato, ragazzi, lui ve l'ha detto in maniera più dettagliata. Ok, grazie. E adesso, ragazzi, andiamo qua. Anzi no, se non mi sbaglio c'è una cosa che devo fare prima di questo. Per l'ultima volta, questa sarà l'ultima, davvero l'ultima volta, ragazzi. Allora, si sale di qua. Come ho detto, vi faccio vedere quello che posso all'inizio di questa run per quanto riguarda l'altare del vincolo. Ragazzi, all'inizio si può fare poco. Più avanti potremo sbloccare altre vie sostanzialmente, ma per il momento... Ah, eccolo qua. Direttamente a Dark Souls 2. Ecco un gigante morto. Che si era ipotizzato da cui si nascessero da loro gli arci alberi che formavano i nidi dei draghi del primo Dark Souls, Non si sa se è proprio così, comunque è bello vederlo. Esaminiamolo. Seme e labbro gigante non è ancora caduto. C'è anche una cosa legata a questo, ragazzi, ve lo spiegherò. Anche qui sarà comparso l'HUD, ragazzi, e visto che non sono sicuro che mai lo prenderò, l'ho preso in realtà nella mia run normale, però ve lo faccio già vedere adesso, così sapete a che cosa servirebbe questo sostanzialmente. Il seme dell'albero caduto, ve lo dico io, sostanzialmente serve per fare in modo che magari se sei, che ne so, un nemico ti attacca da un altro mondo, cioè un altro giocatore sostanzialmente in PvP, se utilizzi quel seme, mi sembra il suo effetto fosse quello di fare in modo che il nemico venisse attaccato da tutti i vari, creature pericolose che ci sono all'interno dell'area in cui vieni attaccato te. Una cosa del genere, ti aiuta sostanzialmente. E viene fuori ogni tot volte, non so, c'è una regola perché qui debba nascere un seme, ragazzi, ma non me la ricordo. Non ci ho mai fatto più di tanto caso, però nell'HUD che è comparso c'è la descrizione. Oh, ecco qua, l'unico oggetto, ragazzi, recuperabile per il momento. Anima di un cadavere abbandonato, che mi sembra abbiamo anche già descritto. Se non fosse così, ragazzi, anche in questo caso sarà comparso l'HUD. Quindi, ora andiamo a parlare con l'ultimo NPC. Prepariamo, l'equipaggiamento per il prossimo episodio e poi chiudiamo. Bla bla bla. Vediamo un po', dov'è? Oh, eccola. Eccoci qua. Anche questa, rimando Dark Souls 2, ragazzi, è praticamente quella che era la guardiana del fuoco in Dark Souls 2. Quelle anziane signore che si incontrano fin dall'inizio. Che qui è stata ridotta a rango di ancella. E probabilmente non è neanche più una guardiana per qualche motivo. A pleasure to make thine acquaintance, Ashen One. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets... and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy wont, no? Risata è rimasta identica. Ok, da lei possiamo acquistare varie cose, ragazzi, e più in là, quando troveremo anche in questo caso particolari oggetti, sostanzialmente servirà per potenziare l'intero, roba che tutti, insomma, tutti gli oggetti di vendita, ragazzi, troveremo a trovare appunto quelle che mi sembrano vengono chiamate ceneri e che appunto servono per potenziare tutto quanto, o meglio, per aumentare il numero, non per potenziare, ma per aumentare il numero degli oggetti acquistabili. Possiamo anche vendere da lei, tra l'altro. Per il momento non abbiamo niente da vendere.
Anche perché tutto quello che incontreremo, che troveremo, ragazzi, me lo terrò questa volta. Cosa abbiamo qui? Ah, ok, tra l'altro abbiamo uno scudo migliore, anche se quelli di legno a me non piacciono molto, perché non offrono una protezione a quella fisica. Però sono ottimi per la protezione magica. E abbiamo altri tipi di vestiario. Comunque sì, adesso equipaggiamoci qualcosa di meglio, tanto per iniziare. Vediamo, vediamo. Andiamo. Ah, ecco qua, ragazzi, chiave della torre in rovina dietro il santuario. Questo ci servirà molto più avanti, però 20.000 anime adesso non ce l'abbiamo. Le accumuleremo però velocemente. Intanto compriamoci, vediamo, vediamo. Allora, le armi per il momento queste qui non mi interessano, perché troveremo qualcosa di più utile durante il gioco. Invece, vediamo un po'. Questa armatura, ragazzi, è già ottima per la prima area, sostanzialmente. Non l'acquistiamo del tutto, diciamo che preferisco prendermi la cotta, armatura di maglia, insomma, la cotta di maglia, i guanti e i gambali, vai. Niente di più, niente di meno. Qui ci sono le frecce normali che, tutto sommato, potremmo prenderne qualcuno, perché ci tornerà utile già fin dall'inizio. E in fin dei conti le frecce di legno non costano neanche più di tanto. Ok, perfetto. Nessun anello qui, le braccia che abbiamo già incontrato hanno, diciamo, sostituito le umanità sostanzialmente. Ok, nient'altro di particolare. Ok, qui c'è la pietra bianca, ragazzi, ma tanto io non ho intenzione di evocare nessuno, però giusto perché sì, la prendo, va. Ok. Ah, tra l'altro sì, cioè durante i boss, ragazzi, sì, io evocherò, ma non i vari giocatori che giocano online all'interno del gioco, soltanto gli NPC sostanzialmente. Ah, e questa è molto utile, quindi la prendo fin da subito, ragazzi. La torcia ci sarà molto utile in certe situazioni. Ok, a questo punto, ragazzi, ho preso quello che mi serviva, non mi serve altro. Sentiamo cos'altro ancora da dirci. Ashen One, if my wares are not to thy satisfaction, bring me umbral ash. With ash, I'll fashion new wares. Is it not our sorry fate to sup on death? Ecco qua, ci ha confermato lei, ragazzi. Dobbiamo portarle delle cene in oscure, e ce ne sono tante all'interno del gioco. Serve per, appunto, avere la possibilità di avere molti nuovi oggetti. Ashen One, be sure to bring more souls. Sì, sì, va bene, vai con la risate. E, ragazzi, concludiamo con questo. Accendiamo il falò. Fuoco! E qui, ragazzi, ci salutiamo. Io sono sempre il vostro Aritim e vi dico al prossimo episodio. Ciao a tutti! Cari pellegrini, siamo arrivati anche alla fine di questo video. Ma ci vedremo presto nel prossimo. Quindi, se questo vi è piaciuto, iscrivetevi, commentate e condividete. Nell'attesa, date anche un'occhiata alle altre playlist. Con Dark Souls e molto altro. Basta cliccare qui o andare nel link in descrizione. Un saluto dal vostro Dedalo. E dal vostro Aritim. Alla prossima.